Cosa ci dobbiamo aspettare da questo film? Quali sorprese? Visto che il successo del primo, ora ci sarà una franchise, una serie di colpi vincenti, di colpi di fortuna. Speriamo di no, perché oggi abbiamo fatto dei conti, se ne potrebbero fare circa 80, quindi speriamo di no. Ma ci si deve aspettare un film comico, perché questo poi alla fine è quello che si cerca di fare, con dei nuovi interpreti, in cui c'è Francesco qui con me, e poi sono anche Luca e Paolo, e tre del recente passato, che sono Christian, Lille e Greg. Quest'anno gli episodi sono tre, si tratta di Fortuna in senso lato, quindi sono tre storie completamente diverse l'una dall'altra, anche come toni comici. Penso che sia un film molto divertente, io mi sono molto divertito a scriverlo e insomma, sono molto soddisfatto di quello che ho fatto. Il tuo episodio, possiamo anticipare qualcosa della trama, di chi, sì, chi è il tuo personaggio? Ma qualcosina si può dire, nel senso che diciamo, c'è questo uomo che si ritiene molto fortunato anche per il fatto che è sempre stato molto superstizioso, che è Christian, che è costretto, diciamo, a incrociare la sua vita con la mia, che sono un interprete mongolo. Di mongolo, quindi l'unico interprete in Italia di questa lingua, quindi Christian è costretto proprio ad avermi, a lavorare con me, e io purtroppo sono uno che porta una sfiga pazzesca, non sapendolo, essendo inconsapevole di questa cosa. Quindi lo scontro tra uno molto superstizioso e uno che porta una sfiga pazzesca, chiaramente è una bomba. Il fatto di lavorare con così tanti attori di generazioni differenti è sempre stata una caratteristica del tuo cinema, e che tu hai sfruttato come un vantaggio tattico, direbbero gli sportivi, però è anche molto molto bello mescolare le carte e trovare alchimie differenti come questa, appunto. Ma no, assolutamente sì, io penso che se una fortuna ho avuto nel mio lavoro è stato quello di essere sempre circondato da attori, come dicevi te, di generazioni, di genere diverso, nel fare film che sembrano tutti uguali ma che in realtà sono molto diversi anche da un punto di vista logistico, perché un film è anche, per un regista è un po' tutto, no? Più un'altra cosa. Penso che sia, ho avuto la fortuna di avere dei figli giovani e che quindi delle volte mi hanno anche aiutato a entrare in certi meccanismi che magari io non capii, comici, che mi erano un pochino oscuri, e soprattutto io ho sempre avuto un buonissimo rapporto con gli attori, perché sono molto collaborativo, li sto molto a sentire, dico di no, ma dico anche molto volentieri di sì se le loro idee, come spesso accade, sono buone. In questo senso il confronto con Christian, come guardi? Come una grande sfida tipo Real Madrid-Barcellona, oppure come una collaborazione? No, assolutamente. Diciamo che potrebbe essere un Real Madrid-Chievo, una roba del genere, però non è assolutamente una sfida. Spero di poter essere, diciamo, un Gattuso per un grande Ibrahimovic, non so come dire. Cioè, io mi... di fronte a Christian posso solo così avere tantissimo da imparare. Infatti il fatto di lavorare con lui, di poter fare un episodio intero insieme a lui, per me è una grande opportunità.